Buonasera al nostro vice allenatore Simone Brugè, allenatore pro tempore. Ovviamente rinnoviamo l'augurio a Max di riprendersi il prima possibile, speriamo di averlo il prima possibile in panchina. Simo, siamo subito dopo l'ultimo allenamento prima di gara 3 di questi quarti di finale. Domani sera siamo in campo alle ore 20 al Palasport Mario Radi di Cremona. Con che spirito ci arriviamo? Con che squadra ci arriviamo? Cosa hai visto dagli allenamenti di questi 2 giorni? Ma innanzitutto, ciao a tutti. Ma allenamenti di questi giorni, alla fine il vero e proprio allenamento è stato oggi, anche perché ieri, dopo aver giocato domenica, dopo aver giocato martedì, abbiamo fatto solamente un po' di scarico, diciamo, un po' di fondamentali, magari ancora più giovani. Oggi invece abbiamo fatto un buon allenamento, un allenamento duro, perché noi sappiamo che domani sarà una vera e propria battaglia, sappiamo che noi andiamo contro una buonissima squadra, che ha dimostrato anche qua il Flaminio, perché non si è mai data per vinta, che è Cremona. Che anzi ci ha dato anche dei parziali, diciamo, importanti, ci ha messo anche, diciamo, in difficoltà per appuntare la partita, quindi sappiamo che noi andiamo ad affrontare una buonissima squadra, sappiamo che loro ci metteranno le mani addosso, sarà una partita maschia, quindi noi più che mai dovremo scendere in campo con l'elmetto e col coltello fra i denti, con la nostra fame, con la nostra grinta e mostrando l'intensità che abbiamo mostrato in queste 2 gare qua al Flaminio. Ecco, domani, comunque questo è un dato di fatto, c'è la possibilità di chiudere la serie sul 3-0, ovviamente, insomma, sembra scontato dirlo, è l'obiettivo di domani sera, questo chiaramente immagino sia uno stimolo in più per voi, la possibilità insomma, di chiudere la serie sul 3-0 e qualificarsi alle semifinali. Bah, sicuramente il nostro obiettivo, al di là che sia gara 1, gara 2, gara 3, gara 4, gara 5, è portare a casa il foglio rosa. Non andiamo lì pensando che sia gara 3, noi andiamo lì pensando che sia una finale, perché abbiamo molta stima e sappiamo che l'avversario è veramente forte. Noi arriviamo con le migliori intenzioni e vogliamo subito vincere e chiudere la serie. Questa è una cosa oggettiva e logica. Però sappiamo che sarà una vera e propria battaglia e noi non pensiamo che sia una gara 3, ma è una finale di Champions, una finale di Eurolega. E noi andiamo lì per giocare una finale di Eurolega. Come stai gestendo questa situazione con l'assenza di Max? Come vi state coordinando anche insieme a tutto lo staff tecnico per far sì che chiaramente la squadra prosegua l'attività ovviamente a pienissimo ritmo e anzi con la speranza che appunto la serata di domani sia proficua? Allora, a me piace sempre precisare che questo è una cosa unica. Noi siamo una squadra, ma una squadra pensa, lotta, combatte, scende in campo come una cosa sola. E così anche lo staff. Io adesso ne faccio, diciamo che io sono incaricato un attimo a fare, tra virgolette, il capo allenatore, che non sono ovviamente il capo allenatore, lo è Max, e lo è anche tuttora, visto che noi ci sentiamo quotidianamente, quasi H24, per preparare le partite, per preparare gli allenamenti, e su questo lo ringrazio la squadra, lo staff, perché nonostante insomma la situazione, gli facciamo innanzitutto un caloroso in bocca al lupo e speriamo di averlo presto con noi, anche se fisicamente non è con noi, ma con la testa e col cuore Max è sempre con noi, e soprattutto con la testa. E inoltre, ripeto, questa è una cosa, noi siamo una cosa unica, io, Larry, Marco, Diego, tutto lo staff medico, la dirigenza, la squadra, abbiamo un sogno in comune. Abbiamo un'ambizione in comune e questo fa sì che tutti viaggino alla stessa velocità, con la stessa foga, con la stessa voglia verso un'unica direzione. Grazie Simo, in bocca al lupo per domani e forza Rimini. Ciao a tutti, forza Rimini!